Beh, non hai mai sentito parlare perché in realtà non esiste, nel senso che una cosa che mi sono inventato io, nel senso è, infatti, un punto interrogativo. È, diciamo, una dissertazione, cioè, sul ruolo dello sviluppo software e su cosa potrebbe succedere, su cosa probabilmente succederà, quando un approccio tradizionale non basta più per risolvere i problemi e quindi sì, c'è bisogno di qualcos'altro. E questa soprattutto sarà una dissertazione riguardo al dato, al ruolo del dato. Noi, diciamo, l'approccio convenzionale, il dato ci interessa soprattutto la struttura, quindi lavoriamo sulla struttura, facciamo il CRUD, facciamo il VTO, e il fatto di avere 1, 100, 1000, 1 milione di record è un discorso che ha, diciamo, ha implicazioni dato magari operation, a condizionamento, la condizione della view. Devo fare la paginazione perché mi arrivano appunto cose delle tutte insieme, però ci interessa la struttura, ci interessa la struttura, facciamo DVD, cioè, e siamo abituati a lavorare sulla struttura del dato, e poi il fatto di averne una certa quantità ci interessa forse meno, e diciamo si perde un po', perché comunque la struttura è quello che va a caratterizzare l'approccio diciamo tradizionale. E in questo caso qua invece vedremo che il dato, avere 1, 100, 1000 sulle soluzioni di certi problemi che si possono risolvere sia con una procedura tradizionale ma anche appunto con queste tecniche qua, fa la differenza tra il fare le cose e non farle. Mi chiamo Antonello, lavoro in una società che si chiama Draxcode, una startup che si occupa di noleggio di auto in alta moda, che non si evidente dal mio aspetto. Ho intrapreso un percorso di studio piuttosto pesante da quando ho capito che c'era un'intera classe di problemi che non era risolvibile con un approccio tradizionale. Come si fa a riconoscere un gatto da una foto? Come si fa a riconoscere un pezzo musicale in 2 secondi? Pensando alla struttura del dato, come devo organizzare il dato per riconoscere un gatto da una foto? Cioè, una roba pazzesca, no? Non lo so, non lo so fare, come è possibile? E quindi questo mi ha portato a interrogarmi, a scoprire tutto questo mondo, che è un mondo enorme, e quindi a intraprendere un viaggio di studio che ovviamente continua a continuare per sempre, praticamente. E in più collaboro proprio per diciamo, quando ho scoperto questo progetto, che è una cosa open, una cosa secondo me molto bella, poter aver avuto una guida per partire, perché poi quando uno inizia ad approcciare queste tematiche c'è l'information overload terrificante, cioè non sai da dove partire, c'è tutto, però il tutto alla fine diventa un niente perché c'è troppo rumore, troppe cose che non dicono nulla, troppe cose che sono troppo tecniche, e quindi l'idea è quella di avere un qualcosa che ti possa guidare. Quindi insomma ho scoperto questo progetto, una persona insomma molto in gamba che ha iniziato a mettere insieme una serie di risorse che permettono di guidare, diciamo, entrando tra l'altro l'approccio proprio del giro con il paradigma che serve, il vettore paradiso, quindi partire dal paradiso ad alto livello per poi scendere nella tecnica dell'inferno e quindi poter arrivare a un livello di dettaglio che ti permette di ovviamente di gestire cose a livello tecnico proprio, quindi diciamo auto boss. E vabbè, insomma, questo è quanto. Ok, intanto machine learning, che cosa vuol dire imparare? O meglio, cosa vuol dire imparare magari per un programma? Se ci pensate bene, abbiamo bisogno di una definizione che comunque sia anche quantitativa, che non sia sì, fa una cosa, fa un'altra, e soprattutto se ci pensate bene, quando un programma fa una certa cosa, se vogliamo fargli fare un'altra cosa, dobbiamo aggiungere noi alla logica, quindi aggiungiamo delle funzioni, aggiungiamo delle classi, eccetera, eccetera. Quindi sostanzialmente siamo noi che insegniamo al programma a fare delle cose, programmando, quindi diciamo dicendo esattamente cosa deve fare. Però questo vuol dire che il programma in realtà non impara, cioè siamo noi che abbiamo input, e quindi sostanzialmente non possiamo pensare che il programma scritto in maniera tradizionale possa imparare. Secondo me questa definizione è bellissima perché contiene, diciamo, è rigorosa, è elegante e soprattutto è quantitativa. Quindi non è un programma, non è qualcosa, no? Quindi un computer program
a imparare un'esperienza rispetto a un task su una performance. E quindi se quell'esperienza su quel task migliora le performance, questo è per definizione, diciamo, che è bellissimo, proprio quello che serve, perché ricordiamoci che in questo caso qua dobbiamo essere molto rigorosi, quindi non dobbiamo essere proprio quantitativi. Bene, allora si tende un po' ad utilizzare in maniera un po' alle volte confusa, o per comodità o semplicemente anche perché si confondono le cose, però in realtà, diciamo, la intelligenza artificiale, il machine learning e il deep learning hanno una relazione tra loro, che è la seguente: sostanzialmente l'artificial intelligence è una cosa che comprende tante cose, cioè diciamo è il cerchio più grande, che comprende una serie, diciamo, di livelli, se vogliamo chiamarli così, che sono la narrow, che è quella che c'è già, perché quando una macchina si vede da sola, quella è comunque una ufficiale narrow, perché fa qualcosa di specifico, quindi quella macchina lì sa guidare, però non puoi usarla per fare altro, e quindi è specifica su un particolare task. C'è poi quella generica, che siamo ancora abbastanza lontana, e poi c'è quella, diciamo, c'è quella super intelligence, che ovviamente è ancora un step successivo, e vabbè, qua in realtà qualcosa di differente da Terminator è controllare il Blade Scan, che si dice Terminator, però comunque concettualmente abbiamo questi tre livelli, per cui siamo qui, e diciamo i livelli successivi sono quella generica e sono quella del super, che ovviamente quella che città è il passaggio tra le due, e su questo sono tutti temi aperti, dibattiti e pericoli vari. E effettivamente è un tema interessante, proprio perché il passaggio da un AGI a un ASI potrebbe essere talmente veloce che poi non siamo in grado di controllarlo, e quindi insomma, torniamo sulla Terra, torniamo al tempo presente. La sottoparte della artificial intelligence è il machine learning. Ora, dato una considerazione, la artificial intelligence non ha bisogno dei dati, cioè io quindi un AGI potrebbe non avere necessariamente bisogno di 50 livelli di immagini per riconoscere un gatto, cosa che invece, se andiamo qui, andiamo invece sulla parte legata al dato, quindi il dato, non solo la struttura ma la quantità, diventa importante. Una sottoparte del machine learning è quella del deep learning, in cui sostanzialmente ci sono particolari tecnologie e approcci legate alle reti neurali, che è una cosa che tra l'altro esiste da Mo, ma che ha avuto un'esplosione, perché sostanzialmente c'è stata una congiunzione astrale, no, tecnologica, importante, data da tre fattori, che sono i dati, perché vent'anni fa non c'era una mole di dati necessaria ad alimentare questo tipo di cose, gli algoritmi, perché il concetto di rete neurale per perceptron è una roba di decenni fa, però sostanzialmente non faceva molto, e con l'arrivo di nuove evoluzioni, ad esempio per quanto riguarda il concetto di immagini per le reti convoluzionali, c'è stata un'esplosione colossale, perché sostanzialmente hanno risolto un problema di scalabilità, e quindi hanno contribuito a poter a dare delle performance migliori rispetto a architetture precedenti, ma nello stesso tempo hanno la possibilità di usare più dati. Perché hanno bisogno di usare più dati? Perché ovviamente la terza componente è l'hardware, comunque insomma il cloud o l'edge, insomma la possibilità di poter tirare su macchine potentissime, GPU, e poter macinare tonnellate di calcoli che sono necessarie per poter alimentare questo tipo di cose. Ovviamente su particolari dinamiche, su particolari tipi di problemi, che poi ovviamente non è che saranno sempre milioni di dire, per fare un esempio, in cui con insomma, poche migliaia o anche meno si può trattare a caso un problema. Però in generale la congiunzione di queste tre cose qua, adesso siamo nel rinascimento, e quindi c'è stata l'esplosione, dopo che invece c'è stato un cosiddetto inverno in cui sostanzialmente nessuno si fidava più di questo tipo di tematica, perché sembrava un binario morto, e invece è interessante capire come, quando magari non arriva troppo presto, non ci sono le condizioni più necessarie, la cosa rimane lì, poi si prende e si fa. Bene, quindi adesso questa è diciamo una prima organizzazione. Tipologia di machine learning, quindi siamo su machine learning, che sarà, diciamo, l'obiettivo, perché quelle neurali sono un tema decisamente più complesso. Abbiamo, dato
vi sto spiegando un po' questo, per magari per chi non magari lo sa già tutto con il titolo, era per così, per darmi un po' di coordinate in modo da avere un common ground per poter poi appunto andare a fare un paio di esempi, avere un po' più di zero. Allora, supervised learning è quello sostanzialmente in cui io ho una serie di dati che uso come per addestrare, ti dico che cos'è, quindi è un gatto, è un hot dog, non è un hot dog, è un cane, è 3027, se sto parlando magari di un numerico, e quindi sostanzialmente do una serie di informazioni tra una semplice, quindi la messaggio del dato, strutturato in un certo numero di feature, e do una label, cioè un valore target, e dico questa cosa qua, dato questo input, vale questo, spam, non spam, eccetera. E questo insomma è uno degli esempi più, insomma, più fa un po' di problemi di regressione, problemi di classificazione, in cui comunque le spam non spam, queste immagini non tumore, non tumore, eccetera. Gatto non gatto, e poi abbiamo invece poi la supervisor in cui questa informazione non c'è. Cioè io ho un dato che veniva così, però non ho una label che dice questo è un gatto, questo non è un gatto, eccetera, ma semplicemente voglio scoprire qual è l'informazione che questo agglomerato di dati mi può portare. Un esempio classico è il clustering, in cui io ho una serie di informazioni, una serie di record su n feature, quindi su ogni colonne, eccetera, o su CSV, e dico come posso raggruppare questo gruppo di cose, ad esempio la segmentazione di utenti, il comportamento, questo utente fa così, allora mi metto insieme a questo, eccetera, eccetera, questo è classico. Un altro esempio che ho supervised era sono tecniche di riduzione della dimensionalità. Cosa vuol dire? Che se io ho magari un dataset in cui ci sono 5.000 colonne, magari voglio ridurlo, cioè voglio prendere le informazioni principali che mi servono per poterci lavorare senza usare tutte 5.000, perché magari le colonne più importanti, quelle che mi danno la massima varianza, sono magari 10, e quindi uso 10 invece che 5.000 o 5 milioni, e questo mi aiuta anche a salvare un po' di risorse e a accelerare i tempi, e mi aiuta anche a visualizzarle, perché ovviamente se io voglio rappresentare un'informazione in maniera visuale che aiuta per raccolto dopo, se io vedo un grafico che aiuta a capire anche come ci sono dei pattern, o comunque a fare un'analisi per scambi di un esploratore data analysis, cioè capire cosa che fare, e quindi graficamente poter avere da 80 dimensioni passare magari a 4 o 5, anche a 2, mi aiuta ad avere ovviamente una maggiore informazione, avere maggiore feedback data, quello che sto vedendo dal dato, piuttosto che avere 80 non fa soltanto, non è visualizzato in nessun modo. Abbiamo poi la terza cosa, che è completamente diversa, che è il reinforcement learning, in cui sostanzialmente c'è un agente e ci sono delle condizioni di per cui c'è un ambiente e questo agente si muove per cercare la possibilità di imparare dalle mosse che fa, ad esempio sostanzialmente il reinforcement che è quello è di Go, cioè AlphaGo, cioè sono tutti quegli strumenti che permettono a imparare dai propri errori, cioè andando ad avere un obiettivo che è massimizzare un certo tipo di score e minimizzare invece una penalità, quindi magari giocando con se stessi, eccetera, eccetera. Quindi come potete forse vedere, sostanzialmente giochi a Super Mario, impara a giocare a Super Mario, a giocare a Doom, a giocare a Dota, eccetera, eccetera. E questa quindi è una cosa completamente diversa rispetto agli altri. C'è poi una cosa che è un po' un ibrido, per essere supervised, che sostanzialmente si mischiano i due approcci ed è molto utile, in quanto io non sempre posso avere 100 milioni di immagini catalogate, e quindi cosa se ne venti? Ok. E quindi vado a sostanzialmente vado a unire due cose, quindi ho un po' di dati catalogati, alcune regole e altri no, e quindi si cerca di da questo numero di informazioni. Ok. Problema pratico. Allora, qualcuno che ha un business ben illuminato, che si occupa di case, dice ok, io sono stufo che i miei agenti diano dei prezzi a caso, appunto, basati sulla loro sensazione, voglio un qualcosa che mi permetta di avere deterministicamente il valore di una casa dato dei parametri.
l'approccio, diciamo, ingenuo è quello di dire sì sì, facciamo, prendiamo i dati, prendiamo una lambda, insomma, eccetera eccetera, quindi andiamo a calcolarli in qualche modo e ti do il risultato. E il business che dice caspita, guarda che ci sono un sacco di parametri, tanto durante il CSM è proprio saldo, no? Attenzione, no no, non ti preoccupare, possiamo farcela, ok. Partiamo, numero di button maggiore di 2, faccio qualcosa, però se la distanza è maggiore di 300, faccio qualcos'altro, e se il cardinale è maggiore di 400, faccio qualcos'altro, eccetera, eccetera. Immaginiamo di avere un dataset che ha, non so, 80 parametri, e quindi l'unico risultato è questo. La pazzia. non esci perché non c'è modo di sostanzialmente di gestire questa cosa, anche se sembra una cosa a portare, sì, faccio qualcosa, metto un po' di qualche barbatura, qualche cosa, ma in realtà non c'è modo. Bene, l'altro modo quindi qual è? L'altro modo è quello di non dire if, then, eccetera, ma di dire no, io ho il dato, e non solo la struttura del dato, proprio ti do tutto il dato e tu impari. Bene. Questa qua sembra una cosa che dici machine learning, roba super figa, eccetera. Comunque la regressione lineare è stata 200 anni, quindi attenzione che c'è anche un po' un hype. Tanto questo è uno degli algoritmi che funziona meglio in assoluto, perché è molto semplice, tra l'altro, e quindi è uno dei più utilizzati. Però in realtà stiamo usando qualcosa che è statistico, quindi c'è anche un po' questo argomento di aiuto machine learning, aiuto intelligenza artificiale, però in realtà sembra una roba statistica che sono 200 anni, non si dice che si sta utilizzando per risolvere un problema. In questo caso cosa vuol dire? Vuol dire che io prendo il mio size, ad esempio, della casa, lo metto in relazione rispetto al prezzo, poi vedete siamo nel caso più semplice, che c'è un afficio, quindi sono nel prezzo rispetto al, cioè la dimensione della casa rispetto al prezzo. Nel caso ho due feature, ovviamente salgo di livello di una dimensione, e quindi avrò un grafico in cui parlo di un piano che va a, diciamo, ad approssimare, a cercare di trovare qual è la posizione migliore per dare sopravviviamo, per ridurre le cose, no? Nel caso di N feature, 80, 200, 8000, 8 milioni, sono ovviamente spalle per piani, quindi stanno sviluppando questo esoterico, però concettualmente lo stesso, cioè io non lo posso visualizzare, però concettualmente è la stessa cosa. KISS, proprio quello che dicevo prima, perché anche questo tipo di cose l'approccio è sempre quello di mantenere semplici, cioè adesso no, faccio le timorali, no, in realtà se la mia regressione lineare funziona benissimo, perché non devo usarla? Parto da qua, perché l'idea è di andare per passi successivi, quindi passo faccio una baseline, qualcosa di modello che magari performa anche non troppo bene, e poi piano piano provo a salire. Adesso poi vedremo anche cosa vuol dire salire, perché ci sono modi, diciamo, c'è più una strada ovviamente. Però in generale questa è una cosa che funziona dovunque, sapete, se machine learning o non machine learning, c'è una pena di cose semplici, perché se funziona non serve andare a, come dire, a complicarsi la vita. Come si fa a capire se qualcosa funziona, anche in questo caso qua? Non è una stessa di pancia, ah sì, come funziona, va bene, grazie, sì, no, okay, funziona. No, ci vuole qualcosa di quantitativo. In questo caso qua, sempre nel caso più semplice, è quello di andare a trovare un KPI, un qualcosa che mi possa indicare numericamente quanto performa il modello. Questo è adesso, non ci sono formule, questa è un'unità che non mi preoccupate, è semplicemente la media dell'errore tra il valore reale e il valore il valore predetto, e quindi sostanzialmente vado a fare una somma e dico benissimo, voglio cercare di abbassarlo. Quindi mi sforzo, mi sbatto in modo che sia il più basso possibile, così sono contento, perché più è basso, più ovviamente il numero della persona, giusto, no? Questo vabbè, è semplicemente per capire come funziona, perché io sostanzialmente per fare questo, dietro le quinte, cerco di minimizzare una funzione di costo, che in quel caso lì appunto è trovare il minimo di una funzione di costo, cioè andare a trovare il valore minimo, quindi andare a fare piccoli passetti che piano piano mi fanno arrivare
nel caso la funzione sia convessa, ha un minimo globale, nel caso non lo sia, ha un minimo che potrebbe non essere quello globale, sostanzialmente comunque ne abbasso. Quindi, come dicevo prima, l'idea è di trovare il punto più basso e siamo tutti contenti, perché se abbasso un errore la cosa sicuramente funziona. No, no. Perché? Perché, come vi dicevo prima, il dato è importante e abbiamo un fenomeno che può essere, appunto, si chiama underfitting o overfitting, cioè abbiamo, diciamo, degli estremi in cui sostanzialmente ho un modello che è talmente poco performante che una casa da 100.000 euro mi dice che ne costa 20.000 e non ovviamente non sarà 20.000, oppure un modello che è super performante, quindi il mio errore è praticamente inesistente, però magari è bravissimo solamente sulle, non so, sui loft da 20 metri quadri nel centro, poi che arriva alla villa da 300 metri quadri e dice che costa quanto un loft. E quindi non va bene, cioè vuol dire che è stato addestrato, e questo importa la qualità del dato proprio come record, diciamo come record fisico, su una serie di cose che lo rendono assolutamente performante in quel caso lì, però quando incontra una tipologia di dati nuovi che non è abituata a gestire, quindi pensate che qua ci sia un'altalina, magari invece poi il trend è andare su, se non si trasforma, qua invece faccio un'altalina, quindi magari. Quindi sbaglio totalmente nel caso di un dato che non appartenga, diciamo, a questa distribuzione. Quindi la cosa migliore, come dice il buon Aristotele, è di trovare un qualcosa una via di mezzo, che possa essere abbastanza generico da poter gestire nuovi dati, ma allo stesso tempo abbastanza specializzato da poter effettivamente dare una misura che sia abbastanza significativa, cioè abbastanza giusta, altrimenti non può essere indicato nel caso di questo caso. Questo di solito viene chiamato con il bias trade-off, ma comunque sostanzialmente per visualizzarlo, il caso ideale è, sono lì, tutti i dati sono vicinissimi e centro obiettivo, il caso peggiore è, no, si sbagliano tutto, se in termini, diciamo, di valore, che anche come distribuzione, quindi è tutto molto, molto distribuito, e poi ci sono i casi intermedi, però in generale l'idea è che bisogna sempre trovare un compromesso. Questo perché abbiamo fatto un esempio di empirico, cioè ho dei dati, ho dei valori di case, size, eccetera. Immaginiamo un sistema legacy, un Excel, un foglietto. Questa qua è una piccola prova, non per proprio se l'ho fatto io. Ora, il sistema legacy è tutta un'altra cosa, perché? Perché io la so questa formula, cioè io la posso fare, io posso andarmi a questo qua in caso. Probabilmente assurdo in cui a seconda del tipo di pagamento, del numero di caratteri del comune dell'utente, dà un sconto sul prezzo, eccetera, eccetera. Questo probabilmente è un caso stupido. Però io qua ho una scelta, posso andare a fare il porting di questa cosa qua, oppure posso scatenare i nostri amici di prima e vedere cosa succede. E secondo me questo è un esempio un po' stupido. Però immaginate una storia così. Quelle da 6.000 km che non si capisce un caso, che bisogna fare il porting, no? E quindi lì il discorso da dire, forse magari poter pensare di avere un approccio alternativo per poter risolvere. Bene, vediamo. Allora, adesso andiamo abbastanza veloci, però giusto per farvi vedere. Intanto, questo qua è. Ah, aspetta, però devo fare una cosa se non ci capisco nulla. Ok, mirror, benissimo. Ok. Allora, questo qua è un Jupyter, un notebook Jupyter, che non so se quanti di voi non conoscete il Python Jupyter. Ah, ok, un po', va bene. Allora, questo qua è un ambiente che è il bene e il male, nel senso che si possono fare dei casini inenarrabili, perché ovviamente è poco strutturato, però allo stesso tempo viene la possibilità di fare cose molto velocemente, di prototipare, eccetera, eccetera. Ovviamente non è un IDE in senso stretto, anche se ovviamente poi si può lavorare con Visual Studio Code e quindi anche fare una trasformazione tra Python e Jupyter in generale, però comunque ti permette di fare cose molto velocemente. Quindi vediamo, vado a importare, le mie cose, vado a settare una variabile test size, questo è, per esempio, questo mi dice quanto nello splittare tra il dato di addestramento, cioè quello che uso per addestrare il modello e quello invece che uso per test, e quindi in questo caso uso l'80% dei dati per fare addestramento e il 20%. Questo è un parametro che ovviamente, se si cambia,
può fare diciamo la differenza, perché ovviamente se ho pochi dati, quindi torniamo al discorso della qualità del dato come quantità, ovviamente il mio modello andrà male per forza, perché ha poche possibilità di imparare. Vado qua veloce, qua sostanzialmente vado a prendere il mio CSV, che è quello che abbiamo visto prima, vado a vedere un po' di informazioni basiche. Vedete che, tra l'altro, insomma, per chi non conosce Python è facilissimo ottenere informazioni, sostanzialmente non devo fare nessun tipo di cosa, ho già tutto con un comando, posso avere addirittura le statistiche delle varie cose. Qua vado a trasformare quelle che sono le informazioni di pagamento, cioè quindi che sono testuali, che ovviamente sono poco processabili, le vado a trasformare in una matrice numerica, quindi 0, 1, molto semplicemente, e quindi ho sostanzialmente, vado poi a splittare, come dicevo, col test size tra train e test, e semplicemente con due righe, tre righe, insomma quattro righe di codice, vado a fare il mio modello di regression e vado a vedere i risultati. Ok, cosa abbiamo qua? Beh, non molto bene, perché al di là che il mio errore, la media dell'errore è 28 euro, ma ho una differenza di 160 massima e sostanzialmente ho dei valori anche negativi. Ecco, in questo caso qua, che cosa vuol dire debuggare? Debuggare vuol dire tante cose, vuol dire che posso aver fatto degli errori semplicemente in impostazione delle variabili, posso aver fatto, questa è una cosa che magari poi vediamo anche dopo, però posso provare a usare lo stesso tipo di modello, cambiando quelli che viene chiamato l'iperparametro, cioè cambiando dei valori con cui creo questo modello qua, che nel caso di linear regression sono molto pochi, per esempio nel caso di linear regression, adesso vediamo, sono molto di più, e questo può fare la differenza, quindi uso lo stesso modello ma cambio l'iperparametro, e quindi c'è tutto un lavoro di try and catch, è molto empirico, è molto iterativo, non c'è parto, per quello che è importante è usare la baseline, ok, dici no, benissimo. Parto da una cosa molto 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 bassa e poi cerco di migliorare senza usare strutture artificiali pesanti, perché ricordate che sono, no? Bene, qua però vado un po' veloce e inizio a buttare roba, quindi vedete che è molto semplice. Ok, uso random forest è un altro tipo di approccio in cui sostanzialmente vengono creati tanti alberi decisionali basati su un particolare sottoinsieme dei dati di partenza su particolari storie legate a certi stimoli. Quindi magari mi dirà, se il numero di bagni è maggiore di 2 vado qua, se è minore di 2 vado qua, e così via, e arrivo fino a un certo punto in cui ho un risultato, li metto assieme, quindi uso quella che è un po' la wisdom of the crowd, cioè un insieme di tante cose diverse, e vedo qual è il risultato migliore. Quindi anche qua molto semplice, vedete, vanno a vedere, e devo dire che va un po' meglio, perché qua ho il maximum differenza 66, eccetera eccetera. Questo qua è l'esempio di iperparametro, da 500 posso provare a fare 1000 e vedere che succede, magari mi aspetto se cambia o meno, non lo so, insomma, però concettualmente. Un'altra cosa che tenete presente è che questa qua sembra una cosa molto molto primitiva, in realtà ci sono tecniche di search automatica, per cui sostanzialmente io dico provami tutto questo range di parametri e lui li prova tutti e alla fine viene il risultato migliore, fino ad arrivare a quello che adesso è un po' la frontiera nuova, che si chiama OpenML, in cui sostanzialmente io do i miei dati e dietro le quinte vengono provate un sacco di cose diverse e alla fine ho il risultato migliore, quindi non devo fare assolutamente nulla o comunque poco rispetto a provarle a mano. Questo qua ovviamente è il lavoro molto più semplice, però hai almeno la possibilità di vedere diciamo cosa accade dietro le quinte. Posso andare a addirittura usare reti neurali, in questo caso è molto semplice, vado a costruire con Keras, con sotto TensorFlow, vado a costruire un baseline model fatto sostanzialmente con una rete neurale a due con due nodi, con due livelli, quindi la faccio andare, adesso vado molto veloce, eccetera eccetera eccetera. Insomma, quindi, e qua ho una serie di parametri che posso scegliere, e anche qua si prova, si migliora, ovviamente poi l'esperienza sta in capire cosa funziona e cosa no. Ci sono qua, in questo caso ci sono molti iperparametri del ciclo, molto di più rispetto alla rete neurale. Posso fare una rete neurale più grossa, perché magari penso che serve, in realtà no, anzi addirittura avrei un risultato migliore, eccetera eccetera. Insomma, questo per darvi l'idea com'è diverso. Pensate a implementare, come ci siamo detti, la forma dell'Excel, no? In un modo standard rispetto a una cosa del genere, no? In cui sostanzialmente io scrivo pochissimo codice, ma devo comunque gestire un tipo di debug, un tipo di troubleshooting che è molto diverso rispetto a fare un breakpoint di un codice, un pezzo di codice, ok, adesso qua la variabile deve valere 23, 22, 22, 22. Tra l'altro, by the way,
la strada, forse la strada, un altro degli altri passaggi che avevo fatto era quello di dire okay, perché devo usare una retta? Cioè, andiamo polinomiali, no? E quindi uso, metto l'insieme delle feature e le entrate come combinazione tra di loro in modo da avere, dei numeri che sono, cioè avere delle altre feature che sono la combinazione quadratica, ad esempio, quindi grado 2. E qua va un po' meglio. Se volete vedere la soluzione di questo problema, devo mettere, basta che metto qua 3 e magicamente ho il mio valore che è sostanzialmente il model score più vicino a 1, vuol dire che praticamente è il massimo, e la massima differenza è 0.4. Vedete che comunque in 10 minuti sostanzialmente si risolve un problema che è meglio, in quel caso era molto semplice, però sostanzialmente avrebbe richiesto sicuramente più lavoro. Quindi questo è l'esempio sostanzialmente di come può essere affrontato un problema in entrambi i modi. Quindi per quello che si parla di un programma, però sostanzialmente ho una strada in più. Vediamo un altro esempio, non una demo, giusto velocemente. Questo qua è un altro tipo di un problema. Fare una traslazione di date, cioè una traduzione di date da un esempio umano che questo avete visto a un esempio standard, quindi anno, mese, giorno. E qua, nel senso, qua la scelta è sicuramente più difficile perché da una parte, cioè, la parte normale abbiamo un parser, eccetera, eccetera. Dall'altra, per risolvere questo tipo di problema, la regression ci vuole una roba piuttosto spessa, un bravissima che è un simple model con delle reti neurali particolari fatte da LSTM, insomma, diciamo, dentro i dettagli, però non è banale. Non è banale perché io quindi provo a rivagare questo, quando vedo che non funziona qualcosa, no? E quindi ovviamente andiamo su una tipologia di problemi in cui bisogna capire il rapporto costi-benefici, se affrontare comunque un certo tipo di approccio che magari risolve il problema, però una serie di strumenti oppure rimanere in un certo classico. Quando effettivamente ho la scelta di cosa fare, una grandissima in casi non si può fare, quindi ho usato quello un po' mi nasce. Questo, vediamo un po' di un paio di cose carine. Semplicemente video, quindi quasi finito. Questo qua è sempre legato alla programmazione, in questo caso alla programmazione romana. Questo qua è uno strumento che, grazie appunto a Pietro Impara, ti dà sostanzialmente ti guida nelle cose che ti servono veramente. Direi sì, ok, va bene, però dietro è un male, allora, questo è un piccolo esempio di come tecnologie di machine learning, anche se sono legate con lo sviluppo, possono supportare lo sviluppo normale e, come dire, agevolarlo. E va bene, insomma, quindi questo è una cosa. Bene. Shaman and Twist. Attenzione. Questa è roba forte. Nel senso che io, quando ho la possibilità di traslare da uno spazio a un altro, io posso, quindi, quando ad esempio pensate alla traduzione del testo, io parlo dal francese all'inglese, dall'audio al testo all'audio, eccetera, eccetera. Io ovviamente posso quindi partire da un tipo di informazione e trasformarla in un'altra. Quindi perché non farlo il codice? Questo qua è un simpatico esempio, però è un prototipo, che tanto è vecchio di 2 anni, però, in cui sostanzialmente una rete neurale genera il codice a partire da un'immagine. E questo è forte, nel senso che dà l'idea di quello che potrebbe essere un futuro in cui io magari non posso sempre la business logic, però tante cose da automatico che posso dire. Questo è il mio libro. Quindi qua vediamo il caso in cui do una PNG, do un target, nel caso che è iOS, addirittura un web, e lui costruisce il codice, ovviamente lo sa, però quello che c'è dietro è importante, nel senso, è cosa dire quello che c'è dietro, la programmazione, l'automazione e la programmazione, che è un po' lo step successivo rispetto a parte dei comandi che chiedono se possiede una cosa, la parte di, diciamo, di struttura di programma, no? Però lì sono cose deterministiche, ma in questo caso qua è un altro approccio.
e quindi insomma, ti permette di avere un'interfaccia da cui controllare l'interfaccia, che ci piace, è un bel esempio. Vado avanti, c'è anche la parte web, quindi sostanzialmente il concetto è lo stesso, quindi io posso andare a registrare a partire dalla rappresentazione di un dato e uscire con un altro, e quindi perché non trasferire da una PNG rispetto a o trasferire da un'immagine a non so a performance, sì, non leggo, ah ok, a colpo sinistro benissimo, ok, ok, sì, giusto l'ultimo. Allora, sì, allora, qua sostanzialmente i messaggi finali sono... Questa roba qua è una roba pazzesca, nel senso che siamo solo all'inizio, proprio perché, come dicevo prima, la cultura c'è, sta crescendo, adesso la nuova frontiera, le nuove frontiere sono generate da questa gran network, che permettono non solo di dire un dato con un dato, ma permettono di generare reati che non esistono, permettono di generare persone che non esistono, permettono di generare cose che non che... Partiamo ad esempio da un testo, quindi un gratto viola salto sul fiume di lava, anche a livello di maggio. Che è una cosa pazzesca, ci pensate solo all'inizio, perché questo può durare una serie di piccole. E ovviamente questo avrà degli impatti anche sicuramente sulla programmazione, che la conosciamo. Per cui il mio auspicio, anche il mio consiglio è ok. Ci sono tante cose da imparare, cioè il del mese con il 19 da imparare, va bene, però sullo sfondo, ma nemmeno tanto, c'è una serie di cose che arriverà e che secondo me anche in relativamente in poco tempo cambierà completamente la programmazione della conoscenza. Fine. Questa introduzione che hai già fatto è interessante. Da un punto di vista di un programmatore che su queste cose non ha, che è qualche impegnatura universitaria, sì, sul design, eccetera, qual è il percorso che è migliore per affrontare? Allora, visto che, prima di tutto all'inizio, questo mondo come è, come tutti i mondi, entri, cioè tutta la biblioteca universale di Google, ma non sei nulla. Io ti posso raccontare la mia esperienza, che è stata poi in quel punto, cioè sono arrivato con un punto morto. La mia esperienza è stata tecnico, fatto bottom up, fatto dal codice, fatto dalle cose, e allora è arrivato un punto in cui, ok, sapevo gli acronimi, sapevo che cosa succedeva, cioè sapevo di cosa stavo parlando, perché sostanzialmente erano qua la stessa cosa, no? Per il prezzo, perché poi avete visto, sono ancora più di cose, sono preso un frenale temporale. Non sai un po' dove succede. No, attenzione, perché dice ok, so, cioè è come dire, inizia a prendere, a pensare meglio il codice. Però il problema è che poi quando arriva un punto in cui se sotto non sai cosa succede, quando devi iniziare a fare tuning, devi prepararmi, se tu non sai cosa è il template, non sai come funziona la grade di discendi, grande discesa, non sai cosa è la back propagation, non sai dietro cosa succede, perché non è black box? Sapete tutti che le black box sono quelle per i principi, cioè tu devi andare a capire dietro cosa succede, perché altrimenti non puoi. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna partire anche top down, cioè andare a dire sì, ok, io prendo il prezzo in codice che mi prendo, come dice ad esempio, ci sono un problema dei prezzi nelle case, però dietro è importante sapere cosa succede. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che devi studiare, e magari io poi ho fatto certificazione, nel senso ho seguito un percorso che qualcuno che mi sa molto più di me ti consiglia di fare, perché l'approccio fai da te magari può funzionare all'inizio perché ti dà la sensazione di cavolo, io ho un metodo di impari, mi cavolo, risolvo questi problemi, però poi dietro quando arriva a qualcosa di più complesso, semplicemente ti mancano le basi anche un minimo anche teoriche. Ora io non sono matematico, però ovviamente un minimo di statistica, di varianza media, o un minimo di cose che devi sapere, perché è una cosa un po' diversa, perché devi vedere il dato com'è e entrarci dentro, non è semplicemente strutturale, ma devi capire in base a quello che hai cosa puoi portare a casa e cosa come puoi farlo. E quindi è un percorso che presuppone anche una serie di magari know-how che non è legato, che, diciamo, partiamo da tecnico, cioè da sviluppatore, dici, però in realtà secondo me serve. E che non ho
cosa quello in pratica. E in pratica, secondo me, se dovessi dare un corso per iniziare, è quello di guardare, cioè, prendi un corso che c'era di parla di. Perché alcuni di loro possono prendere da Udemy, però anche lì danno l'intuition e il prezzo di codice. All'inizio dici figo, però anche per la sensazione che inizia a manettare, però poi invece scopri che per arrivare a un certo punto non ti basta quindi più smanettare, devi iniziare a dire ok, io passo, non so, N ore a capire, a fare l'implementazione del back propagation con il calcolo matriciale, a capire dietro cosa c'è, a capire come cosa, che non è una cosa che dici, ma sì, magari la sua linea di coach, no, ma e sapere quelle linee di coach cosa fanno che fa la differenza. Però poi poter parlamentare quelle cose lì, semplicemente andare un po' a caso e dire ah sì, va bene, perché il problema è che, ripeto, il fatto di poter fare queste cose qua con 5, 10, 20 di codice è tentante, no? Dice, ah, ma io faccio proprio i codici di questi codici, cambio due cose e adesso funziona. Però il problema del tuning è proprio che dietro di sapere che differenza fa. Perché serve comunque il programma se funziona. Sì. Tu devi interpretare il risultato. Sì, ma poi che poi qua, comunque, tutta la parte, cioè, diciamo che quella, la maggior parte del lavoro è metterla così in dati, perché qua il dato della prova del procino, non sono solo io, poi in realtà devo roba mancante. Cosa faccio in questi dati? Cosa faccio in questi dati? Devo eliminarli, i dati mancanti, cioè è tutta una serie di quindi c'è molto da. Però il mio consiglio è prendete dei corsi, quello che consiglio di NG, questo corso è un super top, un top. Di fare 11 settimane di machine learning, è tosto, però alla fine hai una cosa di più rispetto a guardo due video, faccio due cose, se vuoi. Poi, ripeto, poi non è per tutti, necessariamente, però la cosa importante è magari avere un intuition, quello necessariamente, dipende da cosa che gruppo è di base, se vuoi arrivare a usarli, ovviamente devi fare a un certo punto, se invece mi dice, ah, quello che spero di usare come fare, e basta, quindi ovviamente necessariamente non arriva l'intuizione. Però i corsi sicuramente aiutano, perché sono fatti da persone che sanno come insegnare, che cosa serve. Sì, diciamo che però poi se conosci, però sapere appunto come, cioè ad esempio se semplicemente anche la scelta di uso di scelta è ovvio che poi dietro è difficile capirlo perché è troppo complesso per un certo punto, però poi comunque il concetto è che dietro sono grandi debatti che fai, parti, fai un passaggio in avanti. No, questa è tecnica, perché sì, certo, quello infatti è una. Però questo però esiste sempre come posso spiegare che funzionava più. Come dice che scrivo io? Sì, è più traducibile, comunque è un male costante, nel senso se sei congelato, diciamo, se funziona ieri funzionerà oggi, ma basta che cambi distribuzione dell'input, invece è comunque. Certo. E naturalmente la propria fine sul tuo dataset non sarà più così. Questo qui. Volevo tornare sulla breve. Diciamo, discuto di queste esperienze, come diciamo, misure, cosa sono? È stato molto lucente la definizione del vero, cioè esperienze sono dataset, cos'è il discuto su dataset? Allora, diciamo che ovviamente il workflow di il workflow principale, la prima cosa da fare è capire il dato della disposizione, perché ovviamente rispetto al dato della disposizione poi puoi scegliere un certo tipo di approccio o un altro, e per capirlo devi fare appunto quello che avevo accennato, cioè andare a fare l'esplorazione del dato, andare a ripulire, andare a dire ok, mi arriva sporco, però se ce ne state, se io ho dei valori in anno, cioè non ho dei number, cosa faccio? Li posso eliminare tranquillamente perché sono cioè non mi vanno a rovinare, diciamo, la volontà di portare, oppure devo farci delle considerazioni perché invece vado a rompere qualcosa. Come tratto gli outlier? Gli outlier sono, cioè, diciamo, gli estremi, no? Quelli che possono essere delle anomalie, perché magari non vogliono avere cardia come 1000, e allora ci vorrebbero tranquillamente, però in altri casi invece potrebbero essere
per capire questo tuo obiettivo, questa domanda. Esatto, la nome di action è in campo, in un campo in cui viene usato è interessante perché c'è invece la nome di action. Quindi il fatto, diciamo, quello che si chiama poi il dato, come dire, pilotti col dato, lo fai arrivare a un punto in cui è trattabile e quindi può essere usato nei modelli, perché solamente ti dai un dato al modello, il modello mi parla come la tagliata una cosa che non funziona, però poi ti perdi perché dici ma questa cosa qua perché non funziona più, perché funziona in un'altra, come la giustifico, ed è molto semplice poi andare a fare provare e sbagliare, perché lì c'è un approccio sicuramente molto rigido su questo, cioè però sicuramente per noi non è un problema, cioè sarà più semplice perché comunque un conto proprio di una formalenza con un punto molto rigida, quindi sono molto più farlo, no? Quindi questo probabilmente, però ripeto, è molto facile buttare cose, fare cose, provare anche lo stesso ambiente, molto semplice, con cinque cose, con cinque libri, per fare tanti esperimenti, però è importante darsi il workflow, è solo per la principale conoscenza.